Amici di Sport a chilometro zero, eccoci insieme a Marco Rosati, giornalista di Arezzo.it, per parlare della svolta societaria, del successo dell'Arezzo sul Prato e del prossimo derby con il Pisa, in calendario domenica all'Arena Garibaldi con inizio alle 18:30. Ha detto chiaramente che si dà 5 anni di tempo per capire se questo investimento poi potrà andare avanti o meno. Ma in questi 5 anni ha detto che comunque vadano le cose, Arezzo di lui dovrà avere un buon ricordo. La svolta in società ha ridato un nuovo entusiasmo all'ambiente amaranto, tornato a sperare nel futuro sia in termini di programmazione societaria che di classifica. Il nuovo Arezzo, dal punto di vista societario, prenderà forma domani con l'attribuzione delle cariche sociali. Il consiglio d'amministrazione vedrà al vertice Marco Matteoni, neopresidente amarante e personaggio di spicco nell'imprenditoria romana. A capo di Matteoni Group SRL, presidente del direttivo edilizia di Confartigianato Imprese della capitale, ricopre anche cariche e qualifiche in 13 società che si occupano di compravendita di immobili, costruzione di edifici, centri benessere, consulente, ristorazione e smaltimento di rifiuti. Il parere di Marco Rosati. L'azione è molto positiva. Quell'impressione che ho avuto in conferenza stampa è di una persona che sa quello che fa, molto determinata e con le idee molto chiare. Alcuni esempi: lo stadio, sì, per noi aretini, per i tifosi, è una bella novella, no? Sentire uno stadio nuovo, soprattutto perché quello di Arezzo è fatiscente. Però lo ha motivato dicendo che se tu hai ambizioni devi avere anche le strutture per poter ambire a quelli che sono i tuoi progetti. E il settore giovanile ha detto che va rinforzato, si deve puntare sui giovani. Una società come l'Arezzo non può prescindere dal puntare sui giovani. E i tifosi allo stadio, vuole riportare i tifosi allo stadio. Beh, una bella iniziativa, se e credo che vada in porto sicuramente perché lo ha promesso. Ha detto che entro la fine dell'anno, entro Natale, regalerà 4.000 sciarpe, però entro 2 mesi vuol vedere lo stadio pieno. Pieno, qualche centinaio di persone sicuramente verranno allo stadio in più, però il polso si misurerà in estate. Con la campagna abbonamenti, quando ci sarà da rifare la squadra, lì si vedranno poi anche quali sono le ambizioni, si vedrà anche dall'altra parte, valuterà la società, la proprietà, quella che sarà la risposta della città. Matteoni ha detto chiaramente che si dà 5 anni di tempo per capire se questo investimento poi potrà andare avanti o meno. Ma in questi 5 anni ha detto che comunque vadano le cose, Arezzo di lui dovrà avere un buon ricordo, sia che al termine di questo periodo lui non continui nella sua avventura, sia che, come io mi auguro personalmente, lui possa andare avanti. Questo vorrà dire che da una parte e dall'altra ci sono state le risposte attese. Anche perché è un presidente che, secondo me, avrà un grosso impatto non solo in città, ma anche e soprattutto con i tifosi. Farà in modo che l'Arezzo torni a e gli aretini tornino a sentire la città, la squadra della propria città, la propria squadra e non una squadra gestita da terzi, come è stato purtroppo con tanti presidenti prima di Matteoli. Penso che l'ultimo presidente al quale si può riconoscere l'aretinità dell'Arezzo, anche se questo è un presidente non aretino, sia stato che ha avuto un gran feeling con la piazza, con i tifosi, anche con la città, con le istituzioni, sia stato poi Graziani, un non aretino. Penso e spero che Matteoni possa ripetere, se non altro da un punto di vista di ambiente, l'esperienza di Graziani, poi con i risultati, quelli che potranno venire. La vittoria sul Prato in questa chiave è stata importante, anche se non è arrivata con una prestazione come l'Arezzo ci aveva abituato nelle precedenti giornate. Il risultato era comunque ciò che contava, specie in questo momento. Il gol partita messa a segno dal capitano Moscardelli è servito a dare una bella lucidata alla classifica, con la zona calda a distanza di sicurezza e la zona alta ancora a portata di mano. Il numero 9 si conferma un giocatore che fa la differenza tra i più rappresentativi nella categoria. Positive anche le prestazioni di Varga e Rinaldi e di De Feo.
L'Arezzo ha vinto una partita difficilissima in una settimana storica. I due punti di penalizzazione, il cambio di società, le dimissioni di Gemmi e di Riccioli. E poi non mi ricordo qualcos'altro c'è stato. Beh, il cambio sì, anche dei dirigenti, Zavaglia che ha preso le redini della parte tecnica della società. È stata una settimana difficilissima, è stata una partita difficilissima. È stata una partita non bella per tutti i 90 minuti, però è stata una gara nella quale erano fondamentali 3 punti. Forse, ecco, è proprio questo che ha portato quella paura che diceva in conferenza stampa il presidente: ho visto 11 giocatori impauriti, impauriti da non potercela fare a portare a casa un risultato che era fondamentale. Domenica sera, che erano i 3 punti, questo ha riconosciuto Pavanel e gliene do atto perché era una partita non facile ed è capitata nella settimana peggiore proprio per quei 2 punti che il lunedì tutti si aspettavano, ma sono diventati ufficiali. La penalizzazione l'Arezzo li ha subito recuperati. Credo che possa da qui in poi fare un ottimo campionato. Ricordiamoci che un'altra penalizzazione arriverà probabilmente subito dopo le festività. Ma l'Arezzo ha tutte le carte in regola per poter ovviare a queste penalizzazioni, a questi punti di svantaggio e per poter fare un buon campionato. E dietro l'angolo c'è una trasferta a Pisa che sembra capitare nel momento giusto per iniettare un'altra dose di entusiasmo nella tifoseria. Del resto Pavanel, quando è subentrata a Bellucci, ha cominciato proprio dal basso, ha rimesso mano alla difesa, ha modellato una squadra che concedesse il minimo indispensabile, ha dato organizzazione, da lì è partito per ritornare l'Arezzo su standard di gioco e di rendimento in linea con il valore della rosa. Dicevamo delle motivazioni, Arena Garibaldi, pubblico nero-azzurro, se Pisa secondo in classifica, miglior difesa del campionato, ha perso soltanto la partita di esordio, qua manca qualcos'altro per poter avere motivazioni. Certo, è una partita che si carica da sola, per un Arezzo che però in trasferta ha fatto vedere, e ricordo soltanto la partita contro il Livorno e quella contro il Siena, ha fatto vedere delle grandi prestazioni, ha perso immeritatamente a Siena, ha pareggiato meritatissimamente in campionato a Livorno ed è una squadra che può preparare dopo tante settimane con tranquillità questa gara. È la prima gara che i ragazzi di Pavanel possono preparare in una settimana tranquilla, dove non ci sono problemi societari, dove tutto si è risolto, dove ormai la penalizzazione è già arrivata e è un Arezzo in crescita, sicché è un Arezzo che darà del filo da torcere al Pisa e da qui poi partirà per quello che speriamo tutti sia un finale di campionato in crescendo. E ricordiamoci anche che nel girone di ritorno le grandi dovranno passare tutte dal comunale e non sarà facile, spero, portar via punti in casa dell'Arezzo. E con quest'ultimo commento di Marco Rosati di arezzoweb.it è davvero tutti, vi ringrazio per il gentile ascolto e rinnovo il mio invito a continuarci a seguire su Sport a chilometro zero. Grazie a tutti.